Antonio De Luca, lui è avvocato ed è un attivista del Movimento 5 Stelle. Buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera Saro Pizzino, che ci delizierà con le sue incursioni. Tra poco, io spero, già ne sono arrivati tantissimi messaggi perché abbiamo lanciato la puntata già da qualche giorno e sono arrivati tanti messaggi. Io pensavo che fosse un argomento così che poi alla fine non interessava moltissimo il pubblico e invece sono tanti messaggi, noi li leggiamo. Ma i 5 Stelle come la pensano su questa vicenda? Ce lo dice subito? Non di buon occhio l'unione con Gioia Tauro, ma in particolare siamo molto critici nei confronti della legge di riforma, in quanto rientra a pieno titolo nella politica accentratrice di Renzi, che tende a escludere le autonomie locali e quelle regionali dalle decisioni. Difatti la legge è stata già stoppata una prima volta dalla Corte Costituzionale, che a dicembre l'ha rimandata indietro proprio perché non erano state coinvolte le regioni tramite lo strumento della conferenza Stato-Regioni in ordine alla scelta dei vertici di queste autorità. E in particolare, se già prima i sindaci delle città no a Gioia Tauro, ma anche no a una legge che non prevede dei meccanismi di partecipazione nella scelta dei vertici delle autorità portuali e nelle scelte programmatiche che poi hanno diretti riflessi nell'urbanistica, nella vivibilità delle città che ospitano questi porti, che poi il problema è come coordinare i porti e le scelte della gestione dei porti con la gestione della città. Perfetto. Movimento 5 Stelle, Antonio De Luca, poi Samiani faccio parlare. Grazie Di Naglia. Antonio De Luca. Sì, al netto dei dati, dei numeri che sono venuti fuori, credo che un dato che è emerso con certezza è che Messina non subirà questa scelta alla fine, indipendentemente dalle dichiarazioni dell'agosto del 2014 che possono essere state portate avanti per le più svariate motivazioni. La realtà è che ancora una volta la politica messinese non è stata capace né di mettersi d'accordo sulle reali priorità, né è stata capace di sottrarsi ancora una volta alla spoliazione di Messina. Gioia Tauro sarà un peso, farà perdere ulteriori posti di lavoro a Messina e soprattutto non ci dimentichiamo una cosa, che l'assurdità che un ente come l'autorità portuale, un ente pubblico, abbia degli avanzi di bilancio di anno in anno che si moltiplicano, il patrimonio dell'autorità portuale di Messina è formato anche alla luce delle recenti rinunce e giudizi da parte di Crocetta e da parte quindi dell'ente autonomo portuale e del comune di Messina, anche da beni che sono stati acquistati con le tasse dei siciliani e con i messinesi, con le concessioni che per anni il comune di Messina ha pagato per farci passeggiare sulla passeggiata a mare. Quindi questo tesoretto che l'autorità portuale nemmeno doveva avere, adesso andrà ad essere gestito insieme a Gioia Tauro e insieme ad altri porti calabresi. A ciò si aggiunge, e mi ricollego al professore Ballistreri, che in Sicilia l'articolo 32 dello Statuto siciliano dispone che il demanio dello Stato, tranne per i beni riguardanti la difesa, è gestito dalla Regione. Non a caso nel 1953 la buonanima dell'Alta Corte di Giustizia sentenziò che anche il punto franco, che ce lo siamo giocato forse, andava gestito tramite un ente regionale, non tramite un ente statale. Quindi alla fine siamo in questa situazione semplicemente e ancora una volta perché si fa politica sulle spalle di Messina e sulle spalle dei messinesi. Chiaro. Con i nostri soldi si risanano al chiaro il suo concetto, questo volevo dire. No, chiaro. E allora c'erano